Buongiorno e benvenuti da Borsari Strumenti Musicali. Oggi sono davvero contento di poter fare un paragone che da molto tempo aspettavo di riuscire a farlo. Si tratta di un pianoforte Yamaha CLP 745 nella versione bianca a confronto con un pianoforte di Casio AP 710. Perché sono molto contento? Perché si tratta diciamo dei pianoforti che vendiamo di più in negozio e tra i più qualitativi nel rapporto prezzo-qualità. E gli strumenti sono molto diversi, ma hanno diciamo delle caratteristiche comuni. Una importante è che Yamaha ha collaborazione con Bösendorf, in quanto l'ha acquisita ormai diversi anni fa e quindi può avere dei campioni tedeschi appunto di questo grandissimo marchio. Mentre Casio, come vedete scritto qua, collabora con Bechstein, quindi un altro colosso molto importante, sempre con suoni dolci. Infatti Casio ha tre tipologie di piani tedeschi: Berlin piano, Hamburg piano e Vienna piano, che sono veramente molto efficaci e dolci. E allora io partirei subito con il confronto tra questi due modelli. Non sto tanto a dilungarmi nelle specifiche tecniche perché ho già realizzato dei video singoli degli strumenti dove potete andare a vederli singolarmente, ma più che altro è per un confronto del suono dei due pianoforti. Quindi partiamo con Yamaha. Campione di piano Bösendorf e lo paragoniamo col Berlino. Yamaha. Allora, diciamo che sono due suoni molto diversi. Io sento, diciamo, nello Yamaha, poi vabbè, il campione del Bösendorf è veramente bello, molto caldo, sentite che roba. Qua abbiamo veramente un campione a mio avviso imbattibile, però devo dire che anche il pianoforte Casio con questi timbri diciamo tedeschi se la cava veramente molto bene. Proviamo l'Hamburger. Proviamo il Vienna. Facciamo un secondo Yamaha. Facciamo un secondo il CFX Yamaha, la stessa cosa, che sentirete un suono più brillante. Allora, che dire, ci troviamo di fronte veramente a due pianoforti veramente molto molto belli. Nello Yamaha abbiamo una tastiera che risponde molto bene, più leggera sotto le mani rispetto a Casio, con la funzione del doppio scappamento che non perde un colpo, che va veramente molto bene, mentre in Casio ci troviamo di fronte a una tastiera ottima, con un'ottima pesatura, quindi più robusta sotto le mani e con dei suoni altrettanto belli, e ci sono delle differenze che possono diventare anche abbastanza soggettive. Quindi io non vi dirò quale dei due preferisco, quale dei due comprerei, perché sicuramente vi condizionerei nella scelta. Invece la cosa più giusta è che voi veniate qua in negozio, ci mettiate le mani sopra e sentite quello che fa più al caso vostro. Io vi ringrazio di avermi ascoltato in questo confronto, vi ricordo sempre di iscrivervi al nostro canale YouTube e di mettere mi piace ai nostri video, e vi aspetto molto volentieri qua in negozio da Borsari Strumenti Musicali in Rotondatore per vedere questi bellissimi strumenti e tante altre cose che abbiamo. Vi ringrazio e a presto. Ciao!